Da qualche settimana, con l'ultimo aggiornamento di Tesla, sono presenti due nuove informazioni relative alla versione di Autopilot e alla Premium Connectivity. Quando ho acquistato Tesla Model 3 a marzo del 2019, mi è stato detto che la connettività era gratis, poi mi hanno detto che lo sarebbe stata per un anno, ed ora sulla mia auto è indicato che è compreso, e non so assolutamente cosa voglia dire. È compreso per un anno? Per sempre? Scade? Chi lo sa? Ad alcuni amici che mi hanno raggiunto tramite il canale Telegram, e se a proposito, se avete bisogno di informazioni, parlatemi o parlarmi in privato, iscrivetevi a Telegram, ragazzi. Dicevo, ad alcuni amici che posseggono la Standard Range Plus, gli è stato detto che il pacchetto Premium Connectivity non era compreso. Ad alcuni è stata abilitata da remoto la prova di un mese, ed alcuni invece l'auto è stata consegnata direttamente con Premium Connectivity attivo, e che poi sarebbe scaduto e al costo di 90 euro l'anno sarebbe stato riattivato. Poche idee e molto confuso, devo dire. Qui Tesla non è mai stata chiara e ci sono veramente diverse situazioni in giro. Quindi, io non ho notizie ufficiali, anche perché chiedendo a Tesla nessuno sa niente. Quello che so è che hanno comunicato comunque che la Premium Connectivity non è obbligatoria e si può utilizzare un hotspot Wi-Fi. Le uniche differenze riguardano la mappa satellitare e la visualizzazione del traffico, che in ogni caso, se non pagate la Premium Connectivity, non le avrete. Io credo che questo sia dovuto al fatto che il navigatore di Tesla, che è Google Maps a tutti gli effetti, genera delle chiamate API verso Google, che sono a pagamento. Mi e se piace, per. Non ti posso aiutare. Comunque, Tesla quelle connessioni le paga. Quindi, cosa ho fatto? Ho aperto il cassetto, ho tirato fuori un robino, un'altra robina e ho creato un access point wireless LTE. Io sono Matteo Valenza e ora vi renderò partecipi di un mio momento nerd. L'obiettivo di oggi è creare un access point wireless così che l'auto e anche i vostri telefoni, i vostri PC, tablet, eccetera, tutto quello che volete, si possano connettere ad internet in maniera facile e sicura. Io nel cassetto avevo già tutto, era lì da tempo e mi sembrava giusto dare una bella rispolverata al mio Raspberry Pi. Dovete sapere che per arrivare a qualcosa di funzionante uguale al mio setup dovrete spendere circa 112 euro. Il tutto lo trovate su Amazon, i link li trovate in descrizione. Ma se non volete fare i nerd, basta che vi compriate questo aggeggio della Huawei che fa la stessa cosa, ma non è nerd. E anche questo lo trovate su Amazon, ma costa 45 euro, quindi molto meno. Ma allora perché vi spiego come fare questa cosa con questo aggeggio? Perché è una figata paurosa, non sapete cosa vi perdete, ragazzi, cioè, guardate. Raspberry Pi è un vero e proprio piccolo PC. Ne esistono tante versioni diverse con applicazioni diverse. C'è un piccolo, ce n'è uno un pochino più grande, c'è Wi-Fi, Bluetooth, si può attaccare con uno schermo, con solo 29 euro. È piccolissimo. E veramente sto pensando di prenderne veramente un altro per collegarlo in casa, come per esempio ad un sensore che misura l'inquinamento, cioè una figata, monitorare in tempo reale la vostra rete domestica, il consumo elettrico della vostra casa, la produzione di energia dei vostri pannelli fotovoltaici. Le applicazioni di questo affarino sono infinite. Comunque, torniamo a noi, sennò poi mi vengono in mente idee strane. Dai, state con me fino alla fine e vediamo come si fa. Prima di tutto ci serve un Raspberry Pi. Io avevo nel cassetto la versione 3B Plus, costa 44 euro. Come vedete ha 4 porte USB, il Wi-Fi, il Bluetooth, la scheda di rete e pure il jack stereo. Per tenerlo sicuro ho scelto questa piccola scatoletta trasparente che costa una decina di euro. Ma come questa poi ce ne sono di tutti i tipi, colorate, di metallo, addirittura lo schermo che costa 29 euro vi danno direttamente lo shield trasparente, quindi è un affare pazzesco. Non so perché non l'ho comprato, forse non l'ho visto al tempo, comunque è già in ordine. Poi vi serve una schedina microSD da 32 GB e la chiavetta LTE. Io ho utilizzato una Huawei E3372. Se volete che tutto funzioni, ragazzi, comprate le stesse cose che ho comprato io, così siete a posto. Perché funzioni il tutto, ovviamente, dovrete avere una scheda SIM con un pianerottamato attivo. Io ho una scheda TIM che non usavo praticamente mai e quindi ho messo dentro quella. Bene, adesso che abbiamo tutto, mettiamoci all'opera.
Non vi ho indicato tastiera, mouse, schermo perché immagino che abbiate un PC a casa e possiate usare quelli. Io nel mio caso, come schermo, ho usato uno schermo che uso per l'anteprima della mia regia, che vedete qui alle mie spalle. Lo uso a fare le live, eccetera. Ma se voi non avete uno schermo, non vi preoccupate, utilizzate la televisione. Utilizzando un PC Windows, Linux o Mac, andate sul sito raspberrypi.org. Nella sezione download scaricate Raspberry Pi Imager. Inserite la scheda microSD da 32 GB o più che avete e lanciate il programma. Selezionate Raspbian come operating system, quindi sistema operativo. Selezionate la scheda SD e premete sul pulsante Write. L'Imager ora scaricherà il sistema operativo e lo metterà sulla scheda microSD. Una volta che il processo è terminato, potete estrarre la schedina dal computer e infilarla nel Raspberry Pi. A questo punto date alimentazione al piccolo Raspberry Pi, vedete sullo schermo che apparirà il sistema operativo, rispondete alle varie domande e portate a termine l'installazione. Il sistema si aggiornerà in automatico e al termine spegniamo il dispositivo. Quando il sistema operativo si sarà caricato, apriamo il terminale e digitiamo questo comando facile: sudo spazio raspi-config. Andiamo a specificare che ci troviamo in Italia, questo serve al sistema per determinare se è possibile per legge andare a creare una linea Wi-Fi. Successivamente lanciamo questo comando: curl-s-l- spazio https://install.raspapi.com pipe bash. Io ve lo scrivo qui e ve lo metto anche in descrizione, così potete fare copia e incolla di tutti i comandi. E se non sapete come fare il pipe, è semplice, basta usare il pulsante MAIUSC, quello che si usa per fare le lettere maiuscole, e contemporaneamente il tasto che trovate sotto il pulsante ESC. Ogni volta che l'installer vi chiede yes or no, voi premete invio, che vuol dire yes. Inseriamo ora la scheda USB LTE di Huawei con dentro la scheda SIM, arrivate alla fine, riavviate. Ma cosa abbiamo fatto? Beh, allora, abbiamo installato il programma che si occupa di gestire il vostro access point. Si chiama Raspapi. E se ora provate ad accendere il Wi-Fi sul vostro telefono, vedrete che è comparsa una nuova linea Wi-Fi. La password di default è ChangeMe con la C e la M maiuscolo. Volendo, ora potete connettervi al vostro nuovo access point con il vostro telefono. Monitor, tastiera e mouse attaccati a Raspberry Pi non servono più. Potete scollegare tutto e mettere via. Aprite il browser e andate all'indirizzo 10.3.141.1. Vi chiederà username e password, inserite admin secret. Ed ora siete connessi al sistema di gestione dell'hotspot. Da qui potete cambiare il nome della linea Wi-Fi, password, livello di sicurezza, indirizzo IP, eccetera. Io la mia rete, ad esempio, l'ho chiamata Tesla Model 3 di Matteo Valenza. Ma voi potete certamente usare un nome più fantasioso, diciamo. Fatemi sapere nei commenti come chiamereste la linea Wi-Fi della vostra auto. Bene, ora fate qualche prova con il vostro nuovo giocattolino. Quando siete sicuri che tutto funzioni, portatelo in auto e collegatelo alle porte USB. Accendete il Wi-Fi dell'auto e vedrete che comparirà una linea Wi-Fi. Connettetevi con la password che avete scelto e voilà! Ora siete collegati ad internet senza bisogno della premium connectivity. Tutte le applicazioni, anche quelle che fanno un uso pesante della connessione, saranno funzionanti. Provare per credere. Io ieri mi sono guardato praticamente metà film mentre aspettavo Arisa che era a fare una visita. Come vi dicevo all'inizio, ragazzi, non cambia assolutamente nulla da questo affarino che abbiamo costruito a quello di Huawei che potrete comprare su Amazon. Ma c'è da dire che il Raspberry Pi è veramente molto molto customizzabile. Potreste fargli fare qualsiasi cosa, è veramente un computer. Se avete pazienza e la voglia di farlo, potreste veramente fare qualcosa di molto bello. Io sicuramente continuerò a lavorarci, spero che questo video vi sia piaciuto. Premete il pulsante della manina con il pollice in su, così che l'algoritmo di YouTube sarà convinto che si tratti di un buon video e lo proporrà a più persone. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, se lo fate siete dei grandi. Mi piacerebbe molto portare altri video del genere, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e cosa dovrei fare con il mio Raspberry Pi e magari con quello nuovo che mi arriva. Ci vediamo domenica alle 21 come sempre con la nostra live. Ciao, a presto!